Adriano Celentano sbotta in diretta. Floris se l'è vista brutta. Adriano Celentano ha recentemente esposto le sue opinioni riguardo alla trasmissione di martedì, condotta da Giovanni Floris. Attraverso un post sulla sua pagina l'inesistente, il cantautore ha espresso un forte disappunto per i continui e, a suo dire, finti applausi che caratterizzano il programma. Celentano, che ha sempre avuto un modo diretto e spesso provocatorio di comunicare, non ha nascosto il suo fastidio per questa pratica, che considera eccessiva e poco autentica. Ogni 3 secondi sono finti, insignificanti e tristi. Sbarazzatene o presto il tuo di martedì crollerà, ha avvertito il conduttore. Nonostante abbia iniziato il suo intervento con parole di apprezzamento verso Floris e la trasmissione, evidenziando il valore del programma, la critica di Celentano non ha tardato a emergere. Evidenziando come la questione degli applausi possa, secondo lui, compromettere la qualità e l'autenticità dello show. Questo intervento arriva in un periodo in cui circolavano voci sulla possibile partecipazione di Celentano a Di Martedì, ma nessuna conferma è stata ancora data. Celentano, noto per la sua presenza carismatica e le sue opinioni forti, è stato meno attivo in televisione negli ultimi anni, fatta eccezione per la serie animata Adrian su Canale 5. Inoltre, il cantautore ha rivelato di aver preparato un nuovo programma, le cui puntate, secondo le sue parole, sono davvero forti. Sebbene non sia chiaro dove questo programma verrà trasmesso, Celentano sembra pronto a fare ritorno sul piccolo schermo, forse cercando di ridefinire ancora una volta il modo in cui il contenuto televisivo dovrebbe essere presentato e percepito. Quindi, la sua critica potrebbe anche riflettere un desiderio più ampio di rinnovamento nel panorama televisivo, sottolineando l'importanza dell'autenticità e dell'innovazione. Resta da vedere se questa abordata influenzerà in qualche modo le future produzioni televisive, compreso il programma Di Martedì. Cosa ne pensate? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.